l'ultimo comandamento. La verità è una ed eterna. Realizza l'unione con essa nel suo sé immortale, nel profondo del tuo essere. Il seguente commento è basato sugli insegnamenti di Paramahansa Yogananda. Gesù Cristo, verso la fine del Vangelo di Giovanni, ci dà come suo ultimo comandamento quello di amarci l'un l'altro. Nel Vangelo di Giovanni egli dice: «Vi do un comandamento nuovo, che vi amiate gli uni gli altri come io vi ho amato. Così amatevi anche voi gli uni gli altri. Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli». Di nuovo in Giovanni egli dice: «Questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io vi ho amato». Come ci ha amato lui? In modo personale, sì, nel senso che egli amava e ama per sempre ognuno di noi per ciò che siamo, e non astrattamente. Ma anche impersonalmente, nel senso che Cristo, la divina coscienza, non vede se stesso come separato da noi. Egli ci ama non solo per il nostro sé, ma in quanto nostro stesso sé. Il suo amore è una manifestazione dell'infinito che ci ama come espressioni dell'infinito. Egli non ci vede come noi ci vediamo, vede sempre in noi il nostro potenziale divino. Paramahansa Yogananda rivolse un invito molto simile ai monaci poco prima di lasciare il corpo. Rispettatevi l'un l'altro come vi rispetto io. Quest'uso della parola rispetto al posto di amore era intenzionale. Egli voleva sottolineare per loro l'importanza dell'amore e dell'amicizia impersonali, da Dio per Dio. Le persone mondane non comprendono che nell'amore impersonale vi è un amore molto più profondo di quello che esiste nell'amore personale. L'amore impersonale ci fa espandere, non contrarre. Un giorno il maestro stava partendo per una gita e i monaci lo aiutavano a salire in auto poiché aveva avuto problemi alle ginocchia. Yogananda disse loro: «Siete tutti così gentili con me, con tutte le vostre attenzioni». «Maestro», essi dissero, «è la risposta alla vostra gentilezza». Il maestro sorrise con dolcezza. «Dio sta aiutando Dio», disse. «Questa è la sua commedia». Il secondo comandamento di Gesù, riportato nelle antiche scritture, «Ama il prossimo tuo come te stesso», ci indica cosa egli intendesse con quel suo nuovo e ultimo comandamento. «Dovremmo amare tutti come riflessi del nostro stesso sé», egli disse. Per questo Paramahansa Yogananda ha affermato anche: «Quando me ne sarò andato, solo l'amore potrà prendere il mio posto». La Bhagavad Gita descrive un dialogo tra Krishna e il suo discepolo Arjuna. Gli altri discepoli quindi non fanno parte della scena, è un dialogo interiore che simboleggia quello tra l'anima e Dio. Eppure in esso Sri Krishna descrive la via che conduce alla suprema saggezza e al supremo amore. Il sereno sé, essendo uno con Brahman, non si affligge né si strugge, sempre uguale con tutti, egli diviene mio supremo devoto. Questo essere equanimi con tutti è la manifestazione del puro amore, impersonale perché disinteressato. Attraverso questo amore si consegue il supremo amore rivolto solo a Dio. Così, attraverso la Sacra Scrittura, Dio ha parlato all'umanità.
siamo arrivati alla fine dell'anno, ancora poche ore e siamo nel 2018. Com'è andata quest'anno? Bene? Diciamo che è stato un anno interessante, sotto molti aspetti. Sapete, l'altro giorno sfogliavo un giornale, c'era scritto, grandissimo, Annus Horribilis. Io ho guardato un po' di foto, effettivamente è successo di tutto quest'anno e sembra che ci sia una rivoluzione in atto a livello energetico soprattutto. Cioè tipo una vecchia energia che è ancora legata al denaro e c'è un'energia spirituale che sta nascendo. E questa vecchia energia ci sta in qualche modo condizionando, perché vedete quello che sta succedendo, anche dentro noi stessi. Quando succede qualcosa in Africa, succede qualcosa dentro di noi. Ognuno di noi è legato con un filo sottile a tutto quello che succede nel mondo. Però succede anche l'opposto. Quando ci troviamo così con tante persone che meditano e vogliono fare una ricerca spirituale, le persone che stanno soffrendo ricevono. E questo è uno scambio molto bello, perché questa energia divina sarà quella che trasformerà il mondo. Noi ci troviamo in un anno, diciamo, la fine dell'anno, che è molto importante, perché quest'anno possiamo fare una promessa. Quello che sarà il prossimo anno. Io fin da piccolo, non so voi, ma io fin da piccolo, il 31 dicembre è quassù, il 1 gennaio non è lì attaccato, il 1 gennaio è qua giù. Non so se succede anche a voi. Cioè, la notte del 31 dicembre succede qualcosa di magico. Noi facciamo tutto quel giro e in quel periodo possiamo programmare la nostra vita nel 2018. Se noi preghiamo con fermezza quello che vogliamo fare, quello che vogliamo essere, quello che vogliamo diventare nel 2018, si avvererà. Se fatta con forte energia, succederà così. Sapete, Dio non guarda il mondo con i nostri occhi. Quando le cose vanno male, lui è un po' dispiaciuto. Però sa che dietro c'è una crescita spirituale. A Dio interessa la crescita spirituale. Per cui forse è l'opposto. Quando tutto va bene, Dio non è contentissimo, perché nessuno pensa a Lui. Quando le cose vanno malino, problemi economici, problemi di salute, problemi familiari, problemi di lavoro, un sacco di problemi. Il mondo è costruito per creare problemi. Non è costruito per stare in pace. Quello è un altro mondo. Quando noi siamo qui, veniamo per crescere. E se siamo tutti uguali, non abbiamo niente da imparare uno con gli altri. Siamo diversi. E questa diversità crea dei problemini. E Dio dice, bene, adesso le cose non vanno tanto bene e qualcuno comincerà a pensare a me. E succede proprio così. Dio è lì che ci aspetta con il cuore aperto. Ma credete che ci lasci soli? No. Sapete, anche i grandi maestri, come Yogananda, quando sono venuti, hanno avuto difficoltà. Un avatar che viene in questo mondo e anche a lui le cose non vanno bene. Noi non siamo avatar e le cose vanno malino. Non male nel senso... Le cose non girano come noi vogliamo, perché c'è, ve lo dico dopo chi c'è, che ci fa i dispettini. In ogni caso, Yogananda, verso la fine della sua vita, era seduto con un maestro, con un amico dottore. Il dottore gli fa, maestro, in questa vita vi ho conosciuto da diversi anni, le cose sono andate bene e le cose sono andate male. Non vi ho mai visto scoraggiato. Non avete mai perso la vostra centratura e non avete mai perso la voglia di ricominciare.
Dice, ma ne è valsa proprio la pena? E Yogananda dice una risposta bellissima. Dice, mio caro maestro, benedetta è la vita di colui che è provato da Dio. Mille volte sì, mio caro dottore, ne è valsa la pena. Mille. Perché queste difficoltà hanno creato il ponte tra il messaggio dell'Oriente e il messaggio dell'Occidente. Questo messaggio porterà alla libertà in Dio di tutto il pianeta. Noi siamo solo agli arbori di questo. Abbiamo appena iniziato. Yogananda era vivo pochi anni fa. Ma Yogananda ha dato un messaggio. E noi abbiamo avuto la benedizione di avere questo messaggio direttamente da un discepolo diretto, Swami Kriyananda. E questi messaggi, quando ci arrivano, se abbiamo la buona volontà di ascoltarli e di metterli in pratica, trasformeranno le nostre vite. Giorno dopo giorno, un pochino, un pochino, un pochino. E noi ci accorgeremo che qualcosa si espande dentro. Qualcuno ti guarda dopo un po' e ti dice, sei diverso, non ti riconosco più. Non riconosce più noi, ma riconosce questi maestri che ci stanno piano piano trasformando. Questa è la bellezza di avere un sentiero spirituale. Ogni giorno veniamo cambiati un pochino. Sapete, nella mangiatoia, quando è nato il piccolo Gesù Cristo, dietro c'erano un asino e una mucca. E l'asino aveva due fratelli che portavano portavano la farina dal mulino fino a Betlemme. E un giorno questi due, con queste enormi sacche pesantissime di farina, avanzavano e hanno detto, ma che cos'è quella luce? Io non ho mai visto quella luce lì. E loro dicono, ma quello deve essere il posto dove c'è nostro fratello. Andiamo a trovarlo. Hanno fatto una deviazione, sono arrivati lì. E hanno detto, ma che cos'è quel bambino? Hanno chiesto al fratello. E dice, io non lo so che cos'è quel bambino. Noi eravamo qui, è nato. E c'è una luce che non riusciamo neanche a capire da dove venga. E dice, ma cosa possiamo fare? Fate un desiderio e vedrete che questo bambino luminoso in qualche modo vi aiuterà. Fanno il desiderio, dopo l'ora comincia tardi, dice, noi dobbiamo andare a portare la farina. Allora uno dei due asini dice, tu che cosa hai chiesto? E questo era stanco giù. Io ho chiesto di togliermi quel peso perché non ce la faccio più. E l'altro che era più arzillo, gli ha detto, io ho chiesto di darmi la forza di portare quel peso e mi sento bene. Questo il maestro ci chiede, chiedetemi la forza, perché il maestro ci toglie molte delle cose che non abbiamo fatto bene. Il suo amore infinito ci toglie. Esempio, entriamo in casa, scalzi, battiamo il mignolino in un mobile. Cosa succede? Dolore enorme, arrabbiatura. E la moglie dice, ma è 20 anni che è là quel mobile, non è mica che l'ho messo ieri. E tutta questa arrabbiatura, Dio dice, dovevi romperti una gamba. Ti sei rotto il mignolino e ancora ti lamenti. Siamo fatti così. Ogni cosa c'è una scusa per lamentarsi. Il maestro diceva, vivete in gratitudine. Voi non sapete dietro di voi quanti angeli, quanti miracoli succedono. E perché non succedono davanti ai nostri occhi che non li vediamo, ma i miracoli succedono. E quando succedono questi miracoli, noi dobbiamo essere grati. Ogni cosa che ci succede nella vita è molto più piccola di quella che ci sarebbe dovuta succedere. Perché nelle vite passate siamo stati un po' birbantelli, ne abbiamo combinate tantine, ma non ha importanza. Tutto ha una sua soluzione positiva. E questa soluzione ci arriva tutti i giorni. In questo periodo c'è una grande trasformazione.
E questi miracoli succedono, che noi vogliamo oppure no. Perché vedete, c'è spiritualità dappertutto, yoga dappertutto, persone che vogliono cambiare la loro vita, persone che vogliono trovare una centratura. Non si può trovare fuori, fuori è impossibile. L'unico posto dove noi riusciamo a essere centrati è qua dentro. Tutto il resto, in poche parole, non funziona. Faremo un grande fatica, però alla fine ci sentiremo esausti e non funziona. Dobbiamo trovare il nostro centro qua dentro ed è l'unico centro che rimarrà imperturbabile in queste apocalissi che stanno succedendo nel nostro pianeta. Io ho avuto la benedizione di essere vicino a Swami in un momento particolare. Lui si è fatto operare al cuore e gli è stata sostituita una valvola, la valvola mitrale. E lui, per far funzionare bene questa valvola, doveva diluire il sangue. Il sangue doveva essere fluido, altrimenti si blocca la valvola. È successo che ha sbagliato dosaggi, perché le pillole americane, che erano rosa, e le pillole rosa italiane avevano dosaggi completamente diversi. E un giorno aveva il braccio nero, la schiena nera, vuol dire che il dosaggio era troppo fluido il sangue. Abbiamo chiamato il suo dottore a Perugia e gli abbiamo detto: sta succedendo così, cosa possiamo fare? E lui ha detto: portatelo subito in ospedale, perché con il sangue così fluido è molto pericoloso. Siamo andati in ospedale, hanno fatto gli esami e nell'ospedale hanno detto: deve star qui almeno 2 o 3 giorni, perché dobbiamo piano piano riportare il livello del sangue alla fluidità giusta, perché era molto fuori. Però dice: abbiamo un problema, non ci sono stanze libere, può dormire soltanto nel corridoio, gli prendiamo una sedia. E Swami, che non stava tanto bene, ha detto: ma non c'è nessun posto dove possiamo distenderlo. Lui dice: un posticino ci sarebbe, dice l'infermiera, è in un magazzino dove ci sono le barelle e lì almeno può essere disteso. Vabbè, diciamo, che detto a Swami, vabbè, meglio di niente, stiamo lì. E così andiamo tutti e due dentro in questo magazzino dove ogni tanto arrivavano le persone, gli facevano i prelievi del sangue e lui era un po' stanco, cioè si addormentava. Però rideva quando entravano le persone per prendere un carrello, per prendere gli stendini dove mettere le flebo. Era una notte molto interessante. E poi a un certo punto dico: Swami, voi dormite, tanto per un paio d'ore non viene nessuno. Io sto qui seduto, che se vi girate nella barella, perché era molto stretta, non voglio che cadete giù. E così è stato. Io tenevo Swami, lui si è messo a dormire. Al mattino, un po' di ore dopo, mi sento una mano qui. Io mi ero addormentato e Swami era seduto sulla barella che mi teneva il braccio. Quando mi sono reso conto di questo, ho detto: Swami, perdono, no, non l'ho fatto apposta. E lui mi guarda e ha detto le stesse cose di Yogananda: Dio sta aiutando Dio. Con un amore così intenso, così profondo, io non ho mai visto occhi così benedetti che in quel momento erano Yogananda. Poi ci siamo messi a ridere. Io non sono caduto dal letto, Swami non è caduto, eravamo tutti contenti. E siamo stati lì e poi hanno trovato la camera, è stato lì, dopo un paio di giorni è guarito. Quando si incontrano persone che non solo hanno conosciuto Yogananda, ma hanno vissuto quotidianamente quegli insegnamenti, non ci sono parole per spiegare quello che succede. C'è un'apertura di cuore, un'espansione, un amore che non ha confini. E giorno dopo giorno questo amore continua ad allargarsi. Ed è inarrestabile, non si può fermare. Questo è l'amore
di cui i grandi maestri sono venuti per insegnarci, quest'amore che non ha fine. Se noi vogliamo bene a una persona in quel modo, eleveremo la persona, eleveremo le persone che sono attorno a noi. Per quello in questa lettura diceva, l'amore impersonale non finisce e si espande in continuazione. Io non so come si espande. Qualcuno mi ha detto che questo universo si espande a 3.000 milioni di chilometri al secondo. Non so se questo amore è così veloce, ma sotto sotto penso il collante degli atomi di questo universo è l'amore. Il collante degli atomi del nostro corpo è l'amore. E non ce ne rendiamo conto. Quanto amore c'è e quanto amore perdiamo se non ci rendiamo conto. Ci arriveremo, piano piano. Un giorno un signore porta al guinzaglio un pinguino. Si ferma da un vigile e dice, dove posso portarlo questo pinguino? Beh, dice, posto giusto per lui è lo zoo. Beh, giusto, adesso lo porto allo zoo. Va allo zoo. Il giorno dopo questa guardia, poliziotto, va nel parco e vede quest'uomo col pinguino ancora. Allora va dall'uomo e dice, ma non l'ha portato allo zoo? Certo che l'ho portato e si è divertito moltissimo. Oggi voleva fare un giro nel parco e l'ho portato. Ognuno di noi ha uno o più pinguini attorno. E questi pinguini hanno un nome e un cognome. Il nome si chiama Desideri e il cognome si chiama Ego. E questi pinguini ci fanno fare quello che vogliono loro. Molte volte il nome egoismo e il nome desiderio si può chiamare iPhone, si può chiamare casa, abitazione, si può chiamare vacanza, in molti modi. E questi pinguini ci portano in giro per questo pianeta per moltissimi anni, molti, molti anni, finché un giorno decideremo di metterlo in uno zoo e lasciarlo lì. Però questo richiede lungo tempo e i maestri lo sanno. I maestri arrivano per dirci dentro di noi, nel nostro cuore, non c'è posto per l'ego e per Dio. Se entra Dio, l'ego deve uscire. Se entra l'ego, Dio esce. Posto per tutti e due non c'è. E quando noi abbiamo Dio dentro, qualche piccolo ego arriva. Perché sotto sotto, vi voglio dire la verità, l'ego è anche una benedizione. Perché se noi decidiamo di comprare un iPhone nuovo e non abbiamo i soldi, cosa facciamo? Andiamo a lavorare, faremo un po' di straordinario in più. 1.000 euro per un iPhone, oh, mamma mia. Però, giorno dopo giorno, riusciremo ad arrivare a quel denaro. L'ego che cosa ha fatto? Ci fa comprare l'iPhone, che non è giustissimo, però non è neanche così grave. Ma d'altra parte, la cosa importantissima è che ci ha fatto tirar fuori più energia. Per trovare Dio ci vuole molta energia. E la fine di tutte le storie è l'ego ci fa girare tanto tempo, perché vuole essere soddisfatto di tutti questi, ma alla fine rimarrà solo un desiderio, il desiderio per Dio. In quel punto, in quel momento, l'ego scompare e entra Dio in noi. E con Dio entra il suo amore. Questo è molto importante. Ma non pensate di dare troppo spazio all'ego, perché vi prende in giro. È molto astuto, molto furbo. Però la cosa importante è utilizzatelo, perché l'ego vi fa tirare fuori molta energia. E quell'energia è divina. Perché ogni energia, non è quello che mangiamo che ci dà energia, è quello che noi percepiamo e riceviamo in ogni momento dall'universo. Quella è l'energia giusta. Se noi siamo a casa a letto distesi e suona, non abbiamo mangiato niente, una giornata di lavoro difficile, arriva una telefonata di un amico che ci dice
sono 6 mesi che non ci vediamo, vieni fuori che mangiamo una pizza. Non avete mangiato niente. In quel momento avete attirato l'energia cosmica. Se dite sì a quell'amico, l'energia cosmica vi riempirà e vi darà tutta l'energia necessaria per star fuori tutta la notte. Se dite no, starete lì nella vostra stanchezza. Diciamo sì alla vita, sì a ogni cosa che succede, e saremo pieni, pienissimi di un'energia divina, che non c'è cibo al confronto, non c'è niente, c'è solo un grande amore che ci riempie e ci dà la vita. Per finire vi voglio raccontare una storia molto bella. Da un negozio di gioielliere, una piccola bambina appoggia il naso sulle vetrine. Questo gioielliere la guarda e dice: ma chi è quella lì? Suona il campanello, entra, e questa piccola bambina di 6 o 7 anni dice: ho visto una collana in vetrina, bellissima, me la incarta per favore. E il gioielliere rimane lì e dice: ma sai cosa costa? E lei dice: no, non so cosa costa, però domani è Natale. Mia sorella più grande, da quando è morta la mamma, fa tante tante cose per me e mio fratellino, e non ha mai un attimo di tempo per se stessa. E vorrei tanto regalarle quella collana di turchesi, perché è il colore dei suoi occhi, e lei sarà molto felice di riceverla. Il gioielliere in questo momento, toccato da quell'amore della sorella, della bambina per la sorella, gli dice: quanto hai? E lei tira fuori dalla tasca una scatoletta, la apre, ha qualche banconota, qualche moneta, delle figurine e 2 conchiglie. Il gioielliere non poteva dire di no, è andato dietro, ha preparato una bella confezione, carta dorata con un nastro rosso di Natale, e gli ha detto alla bambina: tieni, vai, portala alla sorella e stai attenta a non perderla, e augura buon Natale a tua sorella. Bambina parte orgogliosa col suo prezioso pacchetto. Dopo 2 ore entra una ragazza sui 25-30 anni, capelli biondi, occhi color turchese, con il pacchettino nel negozio, e dice al gioielliere: e tu ho questo pacchetto, l'ha comperato qua mia sorella? E lui dice: sì, ma mia sorella non aveva i soldi, quanto è costata? E il gioielliere gli risponde: il prezzo nel mio negozio è confidenziale, è solo fra me e il cliente, e non glielo posso dire. Comunque, voglio solo dirle una cosa: sua sorella ha pagato con tutto quello che aveva. Non si è tenuta niente per lei, per fare un regalo a lei, ha dato tutto. Ha rifatto il pacchettino e gli ha detto: vada a casa e buon Natale. Quando noi diamo questo amore per gli altri, ci ritorna. Nessuna cosa che viene fatta finisce. Ogni azione corrisponde a una reazione. La stessa cosa funziona con l'amore. Quando noi lo diamo, lo riceviamo in cambio. Perché l'amore bisogna darlo. Non possiamo tenerlo per noi stessi. Non c'è egoismo più grande che tenere il nostro amore per noi stessi. Quando lo diamo, ci ritorna. Quello che non diamo è perso. E non ci ritorna più indietro. Cosa pensate di dire per il 2018? Facciamo questa promessa tutti insieme. Cerchiamo di amare gli altri, di donare noi stessi agli altri, che possono essere le persone più vicine e possono essere le persone più lontane. Perché attraverso di questo avverrà la trasformazione. Diventeremo uno con Dio. Quell'amore infinito ci prenderà e non ci lascerà mai più. Vi auguro un 2018 meraviglioso.
Anzi, prima di andare, voglio leggervi due parole sull'amore di Yogananda. L'amore più grande si prova nella comunione con Dio durante la meditazione. L'amore fra l'anima e lo spirito è perfetto. È l'amore che voi tutte cercate e quando meditate l'amore si fa sempre più intenso. Infiniti palpiti di gioia pervadono il vostro cuore. Se meditate profondamente sarete permeati da un tale sentimento d'amore che nessuna parola umana potrebbe mai descrivere. Conoscerete l'amore divino e sarete capaci di amare gli altri con lo stesso puro amore. Buon 2018. Al mio cuore ti chiamo, Signore. Quanti anni che piango per te. Quanti anni che sogno. Oh.